problema da risolvere. Le riforme, come quella elettorale, sono di Forza Italia e non di Matteo Renzi. Silvio Berlusconi interviene a gamba tesa nel dibattito sulla riforma elettorale e lo fa in collegamento telefonico con la convention organizzata da Fulvio Martuscello nella sala congressi dell'Hotel Vesuvio di Napoli. Qui 50 giovani iscritti a Forza Italia si sono alternati sul palco per esporre ciascuno la sua idea per il rilancio del paese a 20 anni esatti dalla fondazione del partito. Nel suo lungo intervento, l'ex presidente del Consiglio ha spronato gli iscritti a impegnarsi in vista della prossima tornata elettorale, augurandosi che il cammino per le riforme intrapreso con Matteo Renzi non si interrompa. In questi giorni, per fortuna, si è aperta qualcosa che ci fa sperare, la possibilità di una nuova stagione di riforme. Sono riforme davvero importanti. Dopo 20 anni che per noi sono stati anni di insulti e di demonizzazione, forse abbiamo trovato un interlocutore nel nuovo leader del principale partito che si contrappone a noi. Ma in sala ha tenuto banco anche lo scontro tra le diverse anime del partito dopo la nascita in consiglio regionale di un nuovo gruppo Forza Campania che, pur ispirandosi a Forza Italia, non si riconosce nel nuovo coordinatore Domenico Di Siano. Noi dobbiamo lavorare insieme per creare condizioni serie e reali che il partito possa essere utile nell'unità del partito. È un valore essere uniti in questo momento particolare perché ci aspettano mesi importanti e sfide avvincenti. Noi dobbiamo lavorare per far sì che il paese possa essere unito concretamente, perché insieme possiamo avere le carte e regole per poter affrontare bene queste sfide.